La cornice è quella del Museo Civico della Ceramica di Ariano Irpino. L'obiettivo da tenere presente è che la violenza non è uno sport. Lo slogan del Panathlon Club di Ariano Irpino, già adottato in passato, assume maggiore valore nella giornata in cui si alzano gli scudi contro ogni forma di violenza sulle donne e in cui viene proposto un incontro dal titolo A difesa delle donne, azione e reazione. Ricchissimo il parterre degli ospiti che hanno avuto anche un momento di confronto con gli alunni dell'Istituto Ruggero II di Ariano Irpino, dei quali sono state esposte anche delle opere realizzate nel corso di liceo artistico. Una serie di immagini hanno raccontato l'evoluzione delle lotte delle donne per la conquista dei diritti e della parità, attraverso una storia fatta di sopraffazioni e disagi che bisogna continuare a sconfiggere quotidianamente con l'impegno di ognuno. Abbiamo organizzato, ma sono già anni che lo facciamo, un corso di autodifesa personale a cura del maestro, organizzato dal Panatron in collaborazione con l'Istituto Ruggero II, di cui ringrazio il preside Bosco per aver accolto la nostra richiesta, ed è stato dedicato soprattutto alle ragazze del quinto liceo che andranno all'università, e questo per me è un grande problema. Ragazze che vivono diciamo nelle periferie, perché anche con una città come Ariano, che è grande, 25-23 mila abitanti, non c'è quella violenza così tanto dilagante che può essere in una grande città come può essere Milano, Roma o Napoli stessa. E quindi abbiamo pensato di dedicare questo corso quest'anno alle quinte, perché sono quelle ragazze e quei ragazzi che dovranno affrontare una nuova realtà, cioè la grande metropoli a cui non sono abituati. E quindi, se è possibile, attraverso un corso di autodifesa, cercare quantomeno di difendersi, non di offendere, ma di difendersi. Ritengo che quando si parla di violenza non bisogna pensare soltanto alla violenza, la violenza fisica, ma bisogna anche pensare alla violenza psicologica, bisogna anche pensare alla violenza etica. Noi, per quanto riguarda lo sport, vediamo che mentre lo sport nell'uomo viene abbastanza, c'è un wattage, invece i successi delle nostre donne sono quasi considerati in secondo piano. Questo non è giusto. Non è una questione di società patriarcale, è una questione di cultura. Purtroppo con il tempo certi valori sono decaduti e bisogna cercare di ricominciare soprattutto dall'educazione. Noi con il Panathlon ci occupiamo di fair play, ma per considerarlo proprio come un'educazione attraverso lo sport. Siamo un'associazione culturale che parte dallo sport e attraverso lo sport cerca di definire e di imprimere alcuni valori ai nostri giovani. Quindi ci occupiamo principalmente di dialogare con i giovani, con le scuole, perché educare attraverso lo sport diventa fondamentale per dare soprattutto ai ragazzi la possibilità di comprendere il rispetto, di comprendere le regole, di comprendere il valore di una realtà comune, condivisa.